Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Sono emozionato perché ho già visto l'intro, mi sto già gasando. Buongiorno a voi, sono tipo 9:30 del mattino in Brasile. Vi spiegherò come sono arrivato in un altro momento. Ma oggi sono qui per parlarvi di Vini Apis. Non ricordo se è Apice o Apis, perché sapete che i fratelli si cambiano il cognome per non sembrare uguali, questo è un appellido loro. Cioè, stessi fratelli, Carmine e Vini. Stesso cognome, ma chiedono una pronuncia diversa perché così non vengono confusi. Ah, gli americani. Ma oggi parliamo di Vini Appice, batterista, Madonna, straordinario. Black Sabbath, ha fatto con Ronnie James Dio, mille progetti, batterista rock, che porca altro, rock proprio di quelli old school, granitico, monolitico, grande groove, grande feel. In questo video con due crash, un Charleston e un Ride ci manda tutti a casa con un groove e una qualità sonora incredibile. Qua drum cam senza trucchi, senza inganni. D'altro sono astronauta. Senza trucchi, senza inganni, senza microfoni strani, senza batteria equalizzata. Questo è lui che suona, ripreso da una telecamera, con una band, e fanno il grande classico di Ronnie James Dio, fanno Holy Diver. Bando alle ciance e partiamo. Porca. Notate le bacchette tenute al contrario. Notate il timing, Madonna. Io rock come ufficia. Bella sta rullata alla spalla. Bellissimo. Altro ha queste rullate che sono veramente fantastiche. Non sono complicate, non sono complesse, non sono difficili, ma sono belle, fatte bene al momento giusto. Tra l'altro una piccola parentesi sulle bacchette tenute al contrario. In un seminario, c'è anche su YouTube, se non ricordo, gli chiedono: ma perché tieni la bacchetta al contrario? Lui dice: le bacchette in un altro modo, lo tengono le ragazze. Io suono rock, le bacchette le tengo così, che è proprio rock and roll. Fantastico. Adesso in alcuni punti vedete la bacchetta la tiene addirittura non tra pollice e indice, ma tra indice e medio, per creare delle cartellate ancora più fantastiche. Guarda che bello questo pago tutto. Buona foto. Bellissimo. Gatto tutto, quindi sinistra, destra, cassa a casta, un four stroke raff tra mani e piedi con due colpi di cassa finale, figo. Notare anche poco fa c'era questa rullata. No, prima. Bellissimo, guarda qua. Cioè è monolitico, è forte, ma anche le ghost note, come si può sentire qua, le ultime, poi sono quattro ghost. Belli, bravo ragazzi. A me queste cose mi fanno impazzire. Lì su, decarrullata la singhiozzo. Madonna, ragazze, è più rion. Cioè,
cazzo, suona per il brano, cazzo, a me questi battisti mi fanno impazzire, che suonano, c'è il dettaglio, suona presente ma non c'è mai un overplaying, bravo. Ditemi che non viene da piangere. Comunque è bellissimo il ride, proprio mezzo crashato, ignorante. Poi questi qua, come si sono fatto provando, ovviamente si chiama la dimostrazione, non era ben. Ma sono qua a vedere lui, no, vabbè. Poi un pedale, ragazzi, c'è una batteria normale, solo un timpano in più. Belli, la coppia, lì sono super fan. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Cacaro, cacaro, cacaro. Bello. Cacaro, 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 cacazzo, tac, tata. Vabbè, ragazzi. Questo è proprio un figo. Classe da spendere. Uno mitico. Che mito, che leggenda. E l'altra mitica bandana rock, per essere rock, e non si lascia un flame. Allora, quindi è sempre bello vedere questi qua, no? Perché tu pensi, su una batteria vuol dire, sa che ti hai messo gospel chops, trick e track, tempi dispari, doppio pedale, minchia, questo qua con tre cose che ci manda a casa proprio tutti in silenzio, perché questo tipo di batteristi sono così, c'è proprio rock di questo tipo di velocità, è uno specialista del rock e sta suonando quello per cui è nato, questo è proprio fantastico, ragazzi, vieni qui, se sono un suo fan. Mi piace molto fare questi video perché è un modo per condividere con voi quello che è la mia passione per la batteria, e poi come potete vedere per i batteristi di tanti stili diversi. Abbiamo parlato di Thomas Lang, abbiamo parlato di Dominator, abbiamo parlato di Steven Adler, The Guns, ma che è vero anche di Vinny Appice, che non c'entra un cazzo con loro, ma è un batterista, è fenomenale. Ed è il classico batterista che io vorrei, cioè mi piace vedere dal vivo, mi piace ascoltare i dischi. La differenza rispetto ad altri qual è? Che alcuni magari sono fighi da vedere dal vivo su Instagram, perché magari in 20 secondi si fanno 20, tipo l'inferno. Qua però parliamo di uno che per 3 minuti e 20, no, 4 minuti e 18 ha suonato un brano tenendo alta l'intensità, con dei dettagli, con delle cose, sempre al posto giusto, grande scelta, grande maturità, grande proprio capacità di suonare un brano con una band. Quindi Vinny Appice per me number one, poi una cassa, due tom, due timpani, rullante, Charles Ride e due crash. Quella è la cosa che oggi mi ha colpito di più. Quindi, per me Vinny Appice è un sì, è un'icona della batteria rock. È uno dei... Fatto qua stanno facendo tipo le mode, sembra il Gran Premio di Interlagos. Quindi batterista sensazionale, ragazzi. Sono felice di averne parlato, spero che la mia passione per lui sia arrivata tramite questo video. Se vi è piaciuto, un like, un commento, attivate la campanella, condividi questo video col tuo amico che è convinto che personale rock deve fare 20.000 rullate a cazzo, di guardarsi Vinny Appice e di imparare da uno dei migliori batteristi rock di sempre. A presto ragazzi e buona giornata a tutti. Ciao!